Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, tipo questo. Oggi parleremo della risposta di Steam a chi mette a confronto Steam Deck con Switch e di nuovi rumor che vorrebbero sempre più a rischio gli eShop di 3DS e Wii U. Ma non solo, prima di iniziare, come al solito, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social, in particolare Instagram e Telegram. Se poi volete darmi un aiuto proprio gigantesco, potete diventare dei Poreon. Abbonandovi al mio Patreon in cambio di un piccolo contributo mensile avrete accesso a ricompense esclusive come bloopers, dietro le quinte e live poracce. Se vi interessa vi lascio il link in descrizione. Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Siamo ormai a un passo dall'uscita di No More Heroes 3, prevista per il 27 agosto. Ma gli ultimi video apparsi in rete mettono in luce delle problematiche abbastanza evidenti, tipiche tra l'altro delle produzioni di Suda 51. Nonostante sia uno dei titoli in esclusiva più attesi dell'anno su Switch, è difficile pensare che No More Heroes 3 diventi un blockbuster, almeno in Occidente. La produzione promette di elevare all'ennesima potenza la follia del suo creatore, Goichi Suda, con tutti i pro e i contro che ne derivano. Purtroppo, dopo innumerevoli rinvii che potevano far sperare in una realizzazione tecnica più curata rispetto alla media dei titoli grasshopper, alcune clip condivise dal publisher Marvelous Inc. mettono in mostra una realizzazione delle sequenze open world tutt'altro che entusiasmante. Certo, la compressione dei video sui social non aiuta, ma Santa Destroy sembra spoglia, il framerate tutt'altro che fluido e si nota anche un fastidioso effetto pop-up. Insomma, sembra di essere tornati all'epoca della Wii e dei primi No More Heroes, anzi mi sbilancio con un parallelo ancora più impietoso. Sembra di vedere il gameplay di Deadly Premonition 2, che non è esattamente un complimento. Si sa, il valore dei giochi di Goichi Suda risiede altrove, ma speriamo che la situazione migliori gradualmente nel tempo, con patch di modesta entità. Nel mentre Sony ha comunicato per errore con largo anticipo i giochi che entreranno a far parte della Instant Game Collection del PlayStation Plus di agosto. Come preannunciato nell'ultimo State of Play, il titolo PS5 sarà Hunter's Arena Legends, un battle royale abbastanza anonimo che di sicuro riceverà un'ottima vetrina di esposizione da questa sua presenza sul Plus. Insomma, è gratis, che fai? Non lo provi? E più o meno sullo stesso livello di interesse si fermano le altre due produzioni per PS4, giocabili in retrocompatibilità su PS5. L'FPS multiplayer, Plant vs. Zombies, Battle for Neighborville e Tennis World Tour 2. Se Sony confermerà questi nomi, il mese di agosto sarà abbastanza deboluccio per i Plus, un vero peccato perché negli ultimi mesi eravamo stati abituati parecchio bene. E per chiudere questo segmento iniziale, Kojima Production ha rilasciato i dati di vendita di Death Stranding. Con l'imminente arrivo della Director's Cut, il responsabile delle pubblicazioni, Jay Burr, ha comunicato che il titolo, in quanto produzione di esordio dello studio, ha venduto piuttosto bene, arrivando a piazzare più di 5 milioni di unità in tutto il mondo. Per contestualizzare, Metal Gear Solid 5 ha venduto intorno ai 6 milioni, nonostante la sua natura multipiattaforma dal day one, mentre esclusive recenti di PlayStation non sono così lontane. Ghost of Tsushima ha venduto 6,5 milioni di copie, mentre Spider-Man Miles Morales si è fermata a 4. Un risultato di tutto rispetto per un titolo che molti pensavano avesse rappresentato la disfatta di Kojima. Alla fine però il simulatore di Fattorino ha saputo conquistare il pubblico, nonostante la natura particolare del suo gameplay. Chissà, una volta chiuso il capitolo Director's Cut, quali saranno i prossimi progetti dello studio. E passiamo alle notizie del giorno. L'annuncio di Steam Deck, il PC portatile di Valve, ha generato per forza di cose dei paragoni diretti con la console ibrida di Nintendo. In fondo il tempismo con cui sono state presentate modello OLED e la Deck non poteva che generare un accostamento del genere, anche se in realtà i due progetti sono molto diversi tra di loro. E a confermarlo è la stessa Valve. Greg Coomer, designer di Valve, durante un'intervista rilasciata a IGN ha ribadito quanto i due progetti si muovano in direzione opposta.
Sebbene la Switch sia un grande device, l'utenza a cui è indirizzata la DEC è tutt'altra e la console portatile è stata progettata avendo in mente il pubblico abituato a giocare su PC di fascia alta. Quindi le scelte fatte in fase di progettazione hanno seguito una filosofia precisa, quella di creare una continuità di esperienza per gli utenti che già regolarmente utilizzano Steam, giocatori che rispondano a esigenze nettamente differenti rispetto ai fan Nintendo. Il risultato, sempre secondo Coomer, è un apparecchio che esteticamente ricorda una Switch, ma a livello solo superficiale. Lo stesso Gabe Newell ha rincarato la dose, proponendo una visione un po' più controversa e radicale. Secondo Newell, già solo il design delle due macchine segna profondamente l'identità delle console. Switch è cucita a puntino sull'idea del gaming targato Nintendo, delle possibilità ludiche offerte da Joy-Con, ed è un progetto pensato per sfruttare appieno le esclusive Nintendo. Steam Deck, di contro, è più massiccia e robusta e l'ergonomia del suo grip ricorda più che una console un controller di fascia alta. Newell sembra voler far intendere che mentre Switch ha tutta l'apparenza di una console da gioco, Steam Deck è più un device premium e già dal look vuole posizionarsi come un apparecchio di fascia alta, anche se sul design magari qualcosina avrei da ridire. Insomma, Switch e Steam Deck si rivolgono a un pubblico completamente differente, una scelta che porta con sé dei pro e dei contro. L'idea della DEC è quella di portare il gaming PC nel regno della portabilità, senza alcun tipo di compromesso. Newell conclude dicendo che le comparazioni lasciano il tempo che trovano e ogni gamer prendendo in mano la Switch e la DEC saprà riconoscere immediatamente, nell'arco di 10 secondi, qual è la piattaforma che incontra i suoi gusti. Senza contare però che per tenere in mano 10 secondi la DEC bisogna prima fare un ordine da 500 euro su Steam. Non è così semplice. E voi poracci cosa ne pensate di queste affermazioni? Credete veramente che i due progetti siano così radicalmente differenti? La settimana scorsa abbiamo parlato della possibilità di chiusura degli eShop di 3DS e Wii U. Sebbene non ci sia ancora nessuna comunicazione ufficiale da parte di Nintendo, presto potrebbe arrivare una novità tutt'altro che incoraggiante sul futuro di questi shop virtuali. Lo youtuber Impact Game Station ha reso noto di essere entrato in possesso di una lettera che Nintendo of Europe avrebbe inviato a degli sviluppatori. Secondo quanto riportato nel documento, a partire dal 1 aprile 2022, l'azienda non accetterà più l'invio di nuovi titoli da pubblicare sugli eShop 3DS e Wii U. Sebbene nel testo venga specificato che gli eShop rimarranno attivi anche in seguito a questa scadenza e sarà comunque possibile pubblicare patch di titoli già disponibili, è chiaro che se una comunicazione del genere si rivelasse vera, significherebbe un ulteriore passo in avanti verso l'abbandono definitivo di queste piattaforme. Proprio come commentavamo per l'eliminazione delle carte di credito dall'eShop giapponese, questi sono passaggi in un certo senso naturali e come è accaduto per il negozio di Wii, i servizi digitali sono tutti destinati a chiudere, prima o poi. C'è da capire se questa comunicazione sia vera, ma se Nintendo ha iniziato a pianificare l'uscita dalla scena di questi negozi digitali, speriamo solo che al contempo stia portando avanti l'idea di trasferire gran parte dei loro cataloghi su Switch. Il discorso è sempre quello. In un momento come questo, l'accesso, anche a pagamento, a titoli come Metroid Fusion, Zero Mission o anche alcuni Zelda in due dimensioni sarebbe perfetto sia per i consumatori, che avrebbero di nuovo accesso legale a un pezzo di storia del videogioco, sia per Nintendo, che di sicuro potrebbe incassare tantissimo da riedizioni del genere. Poracci, voi cosa ne pensate? Gli eShop di 3DS e Wii U chiuderanno a breve? L'eShop di Switch potrebbe accogliere parte dell'eredità di questi due sistemi? E questo, poracci, era tutto per oggi. Mi raccomando, vi aspetto nei commenti perché in questi giorni potrei iniziare con una novità molto importante. Ma per poterla realizzare ho bisogno delle vostre opinioni in merito alle notizie del giorno. Si può parlare di competizione tra Switch e DEC? Gli eShop di 3DS e Wii U chiuderanno presto? Aspetto la vostra anche sulle notizie minori, eh? Sorprendetemi! Detto questo, non mi rimane che darvi appuntamento a domani per un nuovo video. Io sono il Poro DEC, Michele eShop. Ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!
100 punti a chi lo riconosce.